Piacere veramente di presentarvi la società per la quale lavoro, che non so se qualcuno di voi conosce. Ogni volta che vedo questo video mi riempio d'orgoglio perché è una società di cui faccio parte di questa società da pochissimo, sono 8 mesi, però 8 mesi veramente molto molto intensi. Per chi non ci conosce, siamo a Lini, non troppo distante da qua, 10 minuti circa. Apparteniamo ad un settore metalmeccanico, ma in realtà di metalmeccanico abbiamo poco perché siamo una società altamente ingegnerizzata. Noi siamo leader nel processo di riscaldo e induzione termica. Come avete potuto vedere dal video, c'erano delle parti di componenti che si riscaldavano e poi venivano raffreddati. Noi ci occupiamo di lavorazione di metalli. E ci occupiamo di diversi procedimenti, quindi tempra, forgiatura, ricottura, bradatura e via discorrendo. Società metalmeccanica poco, nel senso che noi siamo un pochino come degli orafi, non facciamo produzione di serie, ma facciamo produzione customizzata, quindi sulla base della richiesta, diciamo così, dei nostri clienti, che possono essere tanto italiani quanto worldwide, quindi a livello internazionale, noi realizziamo il macchinario e il processo che abbiamo in mano. È una società di 160 dipendenti, aperta da oltre 50 anni, una società relativamente giovane ma con un know-how incredibile, veramente incredibile. Siamo una popolazione con un'età abbastanza alta perché abbiamo un'età media di 46 anni, una società molto più con una percentuale più alta maschile che femminile. Ed è una società che negli ultimi 5 anni è stata investita ed è ancora oggi investita da un cambio generazionale molto molto impattante. Perché? Perché ci stanno lasciando purtroppo dei collaboratori che hanno fatto la storia di questa società e ci stiamo adoperando per le successioni. Non è facile, è un argomento molto complicato. Negli ultimi 5 anni sono stati inseriti oltre 40 under 30 e questo ci obbliga in qualche modo a porci con una postura decisamente aperta, molto più di prima, delicata perché abbiamo un passaggio di, appunto, di competenze e di know-how che non è scontato, e questo è un po' quanto. Abbiamo, per quanto riguarda il tasso di scolarizzazione, un 37% di laureati. Un 50% in possesso di diploma, il restante in possesso di altri titoli. Saita ha una particolarità, un tasso di turnover bassissimo, questo è qualcosa che mi ha colpita subito. Io arrivo da contesti completamente diversi, sono 14 anni che mi occupo di persone, del lavoro che amo, ma arrivo da contesti legati al commercio e ai servizi. E devo dire che questi sono settori altamente investiti da un turnover molto molto alto. È chiaro che questo ci pone anche in una situazione di conoscenza e di scoperta, perché da una parte è assolutamente positivo, dall'altro devo in prima persona e poi insieme al management essere in grado di dialogare con due generazioni differenti, la generazione insomma decisamente più senior e la generazione più junior. Quindi questo è uno degli aspetti sui quali mi sono focalizzata praticamente da subito. E questo è un po' quanto. Poi ce ne sono tantissimi di altri temi che adesso andrò un pochino ad elencare rispetto a dove siamo oggi e dove vogliamo arrivare domani, che cosa stiamo facendo. Sì, io volevo capire perché è chiaro che un grande cambio generazionale è una rivoluzione che a cascata necessariamente va ad impattare tutti gli asset aziendali, tutte le funzioni, tutti gli aspetti. Come state riadattando o come state pensando di riadattare la funzione HR, quindi in relazione a questi tantissimi nuovi giovani che sono entrati in azienda? Anche e soprattutto dal punto di vista tecnologico. Allora, ci sono due aspetti sui quali mi sono focalizzata fin da subito. La prima è stata la conoscenza in modo abbastanza approfondito di tutti i collaboratori Site, quindi non è facile, però mi sto occupando di incontrare tutte le persone, non è ancora terminato questo processo e da qui nasce una prima fotografia, quindi di dove siamo, appunto, quello che dicevo prima. Di che cosa le persone chiedono, di che cosa le persone oggi si aspettano da un'azienda, perché ci sono due interlocutori, ci sono due attori, la persona, come dicevo, senior, che non ha bisogno, cioè quasi non lo reputa un valore aggiunto, quello di fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, l'abbiamo visto stamattina, ma perché dobbiamo farlo? Ha sempre funzionato così. E
E questo lo ascolto in modo abbastanza ciclico. E invece le generazioni nuove che invece si aspettano qualcosa, cioè loro vogliono avere delle risposte e avere delle risposte anche molto concrete. Quindi da qui che cosa possiamo fare noi? Quindi ascolto prima di tutto, comunicazione attraverso lo storytelling, perché la comunicazione interna è estremamente importante, ma Insight non è così forte, no? Quindi ci stiamo lavorando su uno storytelling interno ma anche esterno, perché attraverso LinkedIn, l'abbiamo citato prima, cerco di arrivare veramente a fare conoscere la nostra realtà, la nostra popolazione, che cosa stiamo cercando e che cosa possiamo offrire. Da lì. Io faccio notare che la dottoressa è venuta con il suo reparto stampa. Alessandra, che ringrazio tantissimo, è una collega del Dipartimento Marketing e Comunicazione, con la quale stiamo veramente facendo delle ottime partnership, delle ottime collaborazioni. Quindi questo, poi sicuramente c'è stata un'attenzione molto forte da parte dei ragazzi di avere delle formazioni, ma non parlo di formazioni generiche, formazioni ad hoc. Questo ha fatto sì che Site, in prima persona io, in collaborazione sempre con il management, ci siamo impegnate ad una formazione ad hoc, veramente fatta su misura delle persone. Ad oggi, dall'inizio, da gennaio ad oggi, abbiamo erogato oltre 200 ore, 250 ore di formazione, ma ripeto, formazioni con relative certificazioni che mettono anche in una condizione di essere anche accreditati verso l'esterno per poter fare delle lavorazioni che ci aprono poi le porte anche ad altri business. E di questo devo dire che abbiamo avuto già degli ottimi riscontri. Perché? Perché l'ascolto passa anche da lì. Io voglio fare quello perché penso che se il mio lavoro sia importante, che cosa mi offri tu? No? Quindi può essere anche quella una leva di retention, insomma, di far restare le persone più a lungo all'interno della nostra azienda. Abbiamo collaborato e non lo vedo, ma adesso lo vedrò. Con una piattaforma che si chiama Zendi. Questa non è una sponsorizzazione, ma è vera questa cosa, perché appunto abbiamo una popolazione molto giovane, quindi molto attenta anche a che cosa mangiamo, e questo è qualcosa che è venuto fuori fin da subito. Io poi devo essere sincera, sono attenta anche a fare un bilancio di alimentazione. E con la società Zenzi, che tra l'altro è di Torino, abbiamo inserito un servizio di pasti che vengono consegnati in azienda, che vedono un bilanciamento proprio di nutrizione. Quindi, oltre ad avere una mensa interna dove noi non eroghiamo nessun pasto, il dipendente viene, si porta il pasto e lo riscalda, siamo in una zona industriale, quindi non abbiamo grandissimi servizi attorno, qualcosa c'è ma non tantissimo. Abbiamo scelto di integrare quest'altro canale per dare la possibilità al collaboratore di essere in un ambiente un po' più piacevole e comunque avere anche dei pasti un po' più bilanciati. Quindi questo è un altro aspetto. Un'altra cosa sulla quale ci stiamo concentrando ed è già attiva, abbiamo inserito una realtà virtuale 4.0, quindi noi abbiamo dei tecnici che da remoto prestano servizio a clienti esteri, che magari possono essere in Cina o possono essere in Germania o banalmente anche a Modena. Noi non possiamo essere presenti, il nostro tecnico si connette da remoto, quindi con la realtà virtuale 4.0. Devo dire che comunque anche questo è stato apprezzato, e inserito all'interno di un dipartimento che è l'aftermarket, quindi del service, assistenza, però devo dire che sta funzionando molto bene. Quindi siamo concentrati a 360 gradi, un po' su tutto, di lavoro ce n'è. Ultima cosa che inserisco come, diciamo, attività che stiamo cercando di fare per la digitalizzazione: noi abbiamo tantissimi trasfertisti che sono spesso in distacco dalla nostra società, perché noi montiamo queste macchine e poi le dobbiamo rimontare presso il cliente. Stiamo cercando di, come dire, sollevarli anche da quest'obbligo di comunicare quante ore hanno fatto, dove, quante ore di viaggio hanno fatto, eccetera, attraverso delle timbrature da remoto. Quindi stiamo quasi per concludere un accordo praticamente con una società che ci supporterà. Iniziamo con un pilot a brevissimo per dare la possibilità al collaboratore di avere una, diciamo, una, non una responsabilità in meno, però essere più concentrati su altro e meno su delle attività più burocratiche amministrative. Quindi un po' questo. Lei ci ha detto 250 ore di formazione. Vorrei contestualizzare questo numero, dato che in Italia la media è di 9 ore per dipendente, per la formazione annua.
Quindi, insomma, fate voi le vostre conclusioni. Quindi, in che direzione state focalizzando? Perché obiettivamente, se 9 sono poche, 250 sono molte. Sull'aumento e sullo sviluppo delle competenze, sicuramente lo raccontavo prima, sai che è una società con un'altissima ingegnerizzazione, un'altissima specializzazione, non abbiamo persone generiche o se ci sono veramente fanno un percorso di accompagnamento molto lungo per avere poi una figura in uscita altamente specializzata. E quindi stiamo puntando sull'aumento delle competenze, sullo sviluppo delle competenze, chiaramente quelle diciamo hardcore per intenderci, ma stiamo lavorando anche molto su una formazione interdipartimento affinché ci sia anche un po' una completezza, un profilo più tondo all'interno della nostra società, perché se io faccio il testing, che vuol dire il collaudatore diciamo così, della macchina e non conosco benissimo la parte meccanica, la parte elettrica o anche fluidica, magari faccio un po' di difficoltà. È chiaro che il mio ruolo è quello di fare il collaudatore e non quello di essere esperto su tutto il resto, ma ogni infarinatura la devo pure avere. Se io faccio laboratorio uguale, noi abbiamo un laboratorio metallurgico all'interno, quindi è molto importante anche avere quantomeno una visione a 360 gradi e stiamo lavorando anche su quello. In che modo state affrontando e state vivendo la crisi del personale intesa come la difficoltà nel reperire persone? Mi dici che investite tanto in formazione, quindi vorrei capire se è una contromisura oppure comunque quel problema non lo sperimentate e puntate già direttamente sulla formazione interna. No, il problema tocca anche Saet, il problema tocca anche noi, ahimè, e come ci stiamo lavorando? Ci stiamo interrogando oggi ancora di più, perché io appunto sono qui da 8 mesi e devo dire che la situazione è sempre stata in questi ultimi mesi chiaramente pressoché stabile. Ultimamente vogliamo fare delle movimenti, una job rotation interna, quindi questo ci porterà a spostare delle persone. Qualche figura, diciamo così, ci ha salutato in questi ultimi 2 mesi per un nuovo percorso, chiaramente professionale. Su quello ci stiamo muovendo con delle crescite interne e quindi stiamo andando a lavorare in questo modo. Ecco perché prima raccontavo e spiegavo che anche la job rotation, cioè l'acquisizione di competenze trasversali interne all'azienda è utile qualora ci siano. Allora si verificano delle dimissioni anche magari immediate, ecco, non aspettate. Stiamo lavorando anche con l'inserimento di giovani, questo è più nel medio-lungo termine, quindi la prossima settimana e quella dopo ancora farò un tour all'interno dell'azienda con 8 neolaureati che mi piacerebbe portare a bordo, chiaramente non tutti, però almeno la metà sì, quindi offrendo dei percorsi di crescita e di sviluppo partendo da una professionalità junior fino a lavorare in medio termine di 2 anni su una professionalità più esplosa. Ecco, Quello sì. voi state lavorando tanto per avvicinare i giovani alla vostra realtà perché mi raccontava prima che non è conosciuta in quanto realtà molto tecnica e forse a suo modo di nicchia, prima lei l'ha chiamata quasi IORAP, no? Quindi qualcosa di molto specifico e quindi come si fa a farsi conoscere dal contesto? Quindi essere attrattivi verso questo. Allora, sì, come anticipavo, ne parlavamo prima, Sait purtroppo ha una particolarità che è quella di essere player nel suo settore, cioè Sait in Italia è, se non vorrei dire una sciocchezza, ma la prima, insomma, il primo leader a livello italiano, terzo player nel mondo per quanto riguarda il riscaldamento in induzione, comunque tutto il processo di induzione termica, quindi qualcosa da raccontare abbiamo. Ma non arriviamo, cioè non siamo così conosciuti come magari può avere come magari un brand molto conosciuto può avere, no, di posizionamento. Noi, ahimè, non Sait, l'altro giorno sono andata a fare un career day e molti ragazzi che arrivavano mi facevano domande, no? Quindi ma chi cosa fate? Mi ha dato molto da pensare, non che nei mesi precedenti non l'abbia fatto. Quindi io sto lavorando moltissimo in modo intradipartimentale, coinvolgendo tutti i colleghi che reputo in questo modo più interessati, in questo momento, scusatemi, più interessati, dipartimenti più caldi,
diciamo così, per fare delle partnership e delle collaborazioni non solo con le scuole e con l'università, ma anche con gli enti esterni. Questo perché? Perché ci aiuta ad essere più vicini ai giovani che non ci conoscono, ad essere azienda più piattaforma, quindi a innescare, diciamo così, anche un volano di collaborazioni che non immediatamente, ma nel tempo ci daranno dei risultati. La piattaforma di LinkedIn è un altro strumento sul quale sto lavorando tantissimo e devo dire che lo raccontava prima qualcuno, scusatemi, non ricordo chi, che effettivamente poi si ricevono delle candidature realmente interessate, quindi andiamo già a saltare uno step dove non sono io a dirti scusami, vuoi venire da me, ma spontaneamente ti candidi tu. Non è detto che poi ci sia un match 100%, ma in qualche modo accorciamo un pochino le distanze. Sicuramente sai che è contattata da addetti ai lavori del settore, quindi è molto più facile, però le candidature sono molto meno. Chiaramente ragionare in ottica pool, quindi Sì. io che non sono costretto a spingere la mia figura e le mie offerte verso un contesto che magari non riesce a intercettarle perché non mi conosce o perché non capisce quello che faccio, ma anzi riesco già a attirare professionalità che possono essere adatte. Ecco, forse anche in questo caso rientra il tema della digitalizzazione. Prima citava LinkedIn, è chiaro che se voi ricevete offerte già focalizzate, allora forse si può investire in quella direzione. Sì, si può investire, chiaramente non è l'unica, però sì, si può investire assolutamente. Lavoriamo anche molto sulla cooptazione interna, quindi un qualcuno che ci presenta un'altra persona, quello non è tanto digital, però per la nostra Anche società diciamo funzionale, che ecco. aiuta, perché diciamo che un ambassador interno racconta molto bene la realtà e, come dire, screma tantissimi passaggi. Quando arriva il candidato cooptato, devo dire che è quasi, quasi incerto il placement, quasi. Posso chiedere se avete dei digital twin, cioè le fabbriche virtuali dei vostri clienti? Allora, dunque, parliamo di, per quanto riguarda Perché la... voi avete assistenza Sì, remota lontana, per cui avete bisogno di vedere che cosa sta. esattamente. Ok, e per quello che chiedevo se avete dei digital twin, cioè avete la copia di quello che ha il vostro cliente. Sì, allora loro si collegano con un cellulare adesso e quindi riescono a vedere perfettamente quello che l'operatore direttamente in loco vede attraverso proprio anche delle movimentazioni, non, attraverso un approccio visivo riescono poi a fare le movimentazioni manuali, a seguire il tecnico perfettamente come se fossero lì. Non so se ho risposto. No, credo che sia questo obiettivamente un grande vantaggio. Mio padre ha fatto il trasferista tutta la vita e doveva stare lì una settimana, poi stava via 2 mesi, perché Succede anche da noi, però magari diciamo le cose un giorno. come stanno, però per quanto riguarda la parte di assistenza, che l'assistenza può essere tanto ordinaria quanto straordinaria, qualora il tecnico non fosse previsto e però il cliente ha bisogno immediatamente di avere una risposta perché magari è un blocco sulla macchina, in questa modalità qua noi devo dire che riusciamo a risolvere tantissime problematiche, puntiamo tantissimo sulla fidelizzazione. Già sai che è una società che viene scelta spesso e volentieri perché c'è un nome, quindi sai che è conosciuta e quindi il cliente ci sceglie per il nome. In più, lavorare su questi servizi in aggiunta, che oggi appunto sono attraverso la realtà virtuale, devo dire che spingono ancora un po' di più la fidelizzazione in avanti. Io chiuderei, abbiamo poco tempo, con un flash che è più che altro un'osservazione, una riflessione. Quello che ci siamo appena detti, del fatto che il passaparola, che ormai sembra una cosa obsoleta, è come trovi le persone con il passaparola, forse è proprio il succo del discorso, dei discorsi che stiamo portando avanti oggi. Cioè, evviva la digitalizzazione, ben venga nel momento in cui la dominiamo, in cui la sfruttiamo in modo intelligente, ma ben venga anche quella componente analogica che tante volte ci dimentichiamo della sua efficienza e della sua efficacia. Sì, assolutamente. Diciamo che almeno per quanto ci riguarda noi lavoriamo molto su tutti questi aspetti, tanto sì la parte di storytelling, ti racconto chi sono a te che non ci conosci e arriviamo tramite uno strumento digitale,
come può essere appunto LinkedIn, ma tantissime altre possibilità ci sono, l'università, i banner sui siti universitari, insomma, chi più ne ha più ne metta, però sì, anche il racconto attraverso un collaboratore interno, che ripeto, è lo stakeholder numero uno di un'azienda, beh, devo dire che cerchiamo di non mollare neanche quello, ecco. Lavoriamo su tutto. Grazie. No, grazie a voi. Grazie.